Quello del reparto di ortopedia all'ospedale San Salvatore del capoluogo diventa un caso. Tra gli ultimi numeri resi noti dal consueto bollettino della Regione Abruzzo, in una città in cui i contagi salgono, ci sono anche 7 persone tra medici e infermieri, ma anche pazienti trovati positivi al Covid nel reparto, che ha dovuto trasferirli altrove per sanificare. In ospedale, da quel che si sa, si stanno facendo tamponi a tappeto ai sanitari, ma nei giorni scorsi anche il primario di anestesia e rianimazione, il professor Franco Marinangeli, in un durissimo post su Facebook, aveva fatto riferimento agli affanni dell'ospedale, 6 persone non più 4 in terapia intensiva, e al fatto che ci sono contagi anche tra medici e infermieri. A far scoppiare il caso, però, se così si può definire, è stato un post pubblico su Facebook del parroco di Tempera, Don Giovanni Gatto, ricoverato in ortopedia. Il sacerdote fa riferimento ad un primo tampone negativo per entrare in reparto, evidentemente, ma ad un secondo positivo dopo molti giorni, spiegando che però non si è mai mosso dal reparto e facendo supporre, il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi, ad un contagio interno. Restano molto difficoltà intanto le operazioni di tracciamento della ASL. Ovvio che serve più personale anche per effettuare tamponi e fornire risposte più veloci, anche perché Dante Labs ha preso una posizione e ha annunciato che da oggi stoppa i tamponi privati, solo aziende e chi ha convenzioni, in attesa della realizzazione di una sorta di drive-in che dovrebbe essere disponibile in breve tempo per permettere alla gente che attende di farlo in condizioni migliori per l'inverno. E questa è la situazione questa mattina davanti al Dante Labs, una situazione oggettivamente diversa rispetto a quella alla quale la gente si era abituata nei giorni scorsi, con meno persone in fila, perché Dante Labs da oggi non effettuerà tamponi privati se non a maestranze, aziende oppure chi ha una convenzione, questo in attesa di realizzare una sorta di drive-in. Nei giorni scorsi anche sul Dante Labs ci sono state molte polemiche da parte dell'utenza, costretta a lunghissime file anche sotto la pioggia in condizioni atmosferiche non sicuramente belle, conoscendo anche le temperature dell'Aquila. Per questo il laboratorio privato Autentica Eccellenza Aquilana ha deciso di organizzarsi, quindi qualche giorno di pazienza in attesa di riprendere il servizio. C'è anche da dire però con forza che senza il Dante Labs privato motorizzato la situazione sarebbe stata davvero drammatica. Ora però qualche riserva in città comincia ad alzarsi pure sulle scuole. Il Premier ha ribadito l'importanza di farle in presenza, salvo casi in cui si può applicare didattica mista, ma in città salgono le preoccupazioni dei genitori. Da quel che si sa, molti si riferiscono al comprensivo Mazzini Patini e stanno chiedendo al sindaco Biondi, con insistenza anche sui social, di prendere provvedimenti, perché ci sarebbero, anche qui il condizionale è sempre d'obbligo, classi in quarantena e difficoltà anche per gli altri per fare lezione. Di fatto però sulla pagina ufficiale del comprensivo l'ultima comunicazione della scuola fa riferimento a 4 giorni fa e si riferisce ad un solo caso di alunno positivo. La scuola ha poi specificato che ci sono 5 alunni positivi su 4 classi e un docente e non sono contagi interni. In merito poi alla comunicazione ferma sulla pagina ufficiale al 14 ottobre, si tratterebbe di un modo per tutelare i minori interessati.